Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento ormai trentennale con la scuola adotta un monumento, progetto di educazione permanente al rispetto e alla tutela del patrimonio storico-artistico della Fondazione Napoli 99, sviluppato ormai a livello nazionale. Il progetto muove dal riconoscimento della centralità della scuola nella formazione della cultura e dei comportamenti dei cittadini ed individua nelle nuove generazioni il soggetto privilegiato per la formazione di una nuova consapevolezza del bene culturale e l'acquisizione delle conoscenze sulle proprie radici culturali. La manifestazione è stata presentata questa mattina nella sala del Gonfalone a Palazzo di Città in un incontro con la stampa, al quale sono intervenuti il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l'assessore alla pubblica istruzione Gaetana Falcone. Ritorniamo nella seconda fase, nella fase primaverile della manifestazione Salerno Pulenta adotta un monumento. È importante che i ragazzi vivano la loro città nel pieno rispetto di quelle che sono le bellezze artistiche, storiche, monumentali di Salerno. È importante anche che li vivano attraverso i loro stessi coetanei e per questo motivo la novità di quest'anno è che l'abbiamo organizzata su 2 settimane per consentire a tutti di potersi guardare, di poter vedere i loro stessi coetanei, quello che riescono a realizzare, dando a loro la sicurezza di avere un riconoscimento delle loro attività, delle loro manifestazioni di interesse. Gli alunni delle scuole di Salerno, quindi, dopo aver approfondito la conoscenza del monumento loro affidato, si trasformeranno durante la manifestazione in ciceroni delle risorse monumentali della nostra città. Saranno ben oltre 650 gli studenti delle scuole statali e paritarie del comune di Salerno, dai più piccoli dell'infanzia e delle primarie ai più grandi delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti di istruzione superiore, ad essere coinvolti nelle attività dell'edizione di quest'anno della scuola adotta un monumento che, e questa è una novità, si svolgerà in 2 weekend. 11, 12 e 18, 19 maggio e non in uno come negli anni passati. La nostra bella iniziativa primaverile che deplichiamo ogni anno con successo. Anche quest'anno 2 fine settimana saranno impegnati nella visita dei monumenti di Salerno con la guida, sfruttando come guida le giovani generazioni delle scuole a vari gradi di istruzione. Quindi i ragazzi illustreranno, i ragazzi anche più piccini, illustreranno ai visitatori il monumento che stanno per visitare. E quindi credo che sia da un lato un'azione pedagogica importante perché i ragazzi si dispongono a parlare in pubblico, ad approfondire delle tematiche, a raccontarle agli altri e dall'altro la possibilità dei nostri cittadini e turisti di poter visitare dei luoghi cospicui della nostra città. Il format Opulenta Salerni arricchisce poi la manifestazione con attività collaterali, quali disegni, racconti, mostre, rappresentazioni teatrali, rappresentazioni di quadri viventi, cori, concerti e coreografie, che vedranno protagonisti sempre i ragazzi delle scuole salernitane. Questa è un'attività di cui andiamo veramente molto orgogliosi. Ovviamente ci leghiamo alla scuola adotta un monumento, che è un format della Fondazione Napoli 99 di grandissimo successo, che vede tutti gli studenti all'interno dei monumenti cittadini con adozioni, ma noi diciamo, lo ampliamo stimolandoli a creare attività che siano legate al curriculum della scuola, quando è possibile, facciamo conto gli alberghieri, a Natale gli abbiamo chiesto i dolci natalizi e poi insomma, cose appunto legate, musica, i musicali suonano, sempre legati al monumento, alla visita, ma che offrano un'attività diciamo a più ampio raggio e che stimolino i ragazzi a pensare anche oltre alla visita a una serie di attività che possono essere attività promozionali del monumento che adottano.